Buon pomeriggio a tutti, benvenuti in Alma Social TV, il training broadcast di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris. Sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo gratuito a cui state per assistere, dandovi ancora un benvenuto su questa piattaforma di trasmissione di contenuti online. Vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione Neo Win Master, quella dedicata ai nostri percorsi di alta formazione, nello specifico appunto l'approfondimento di alcune delle tematiche centrali nel nostro percorso. Oggi parleremo della gestione strategica degli account del portafoglio clienti, conoscere con precisione i motivatori all'acquisto, i bisogni da soddisfare, l'esperienza con il nostro prodotto e quelli della concorrenza favorisce la costruzione di una relazione privilegiata con i nostri clienti. Lo faremo con il dottor Raffaele Soggio, che ho il piacere di introdurvi, uno dei docenti che compongono la faculty del nostro Master di Alta Formazione in Management e Marketing dell'Industria Farmaceutica. Si tratta di un percorso executive dal taglio pratico in cui è presente un programma didattico che annovera anche il modulo di cui si occupa il dottor Soggio, che ha lavorato per 27 anni nel settore farmaceutico, dove ha maturato una solida esperienza di leadership nel marketing e nelle vendite. Ha ricoperto praticamente tutti i ruoli chiave dell'industria farmaceutica, dall'informatore scientifico del farmaco al brand manager di prodotto, fino ad essere leader nazionale di area terapeutica. Abbiamo come finalità in questo evento formativo gratuito sicuramente quella di darvi delle informazioni circa questa tematica così importante, ma anche condividere la portata e il taglio delle nostre attività formative. A tal riguardo vi rimandiamo al link per accedere alla pagina del nostro Master in Management e Marketing dell'Industria Farmaceutica attraverso il primo link della slide che vedete in questo momento proiettata. Trovate appunto il nostro percorso di alta formazione. Per tutti coloro i quali fossero poi interessati ad avere con noi un confronto più approfondito, il nostro consiglio è sempre quello di partecipare ad un appuntamento a cui teniamo particolarmente. Si tratta dei colloqui di orientamento selezione, un appuntamento gratuito e non vincolante, senza costi e senza impegno, che vi permette di accedere alla nostra offerta formativa, di conoscere qual è il percorso più adatto al vostro sviluppo di carriera. Assieme ad un relatore conoscerete meglio le attività di Alma Laboris Business School e noi avremo la possibilità di conoscere meglio i nostri candidati. Per prenotare un colloquio di orientamento e selezione gratuito e non vincolante, vi basterà utilizzare il secondo link alla slide che stiamo proiettando in questo momento. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al webinar inerente al master organizzato da Alma Laboris di Management e Marketing di Industria Farmaceutica. Io mi chiamo Raffaele Soggio, tra un po' una brevissima presentazione del sottoscritto e oggi ci occuperemo della gestione strategica degli account e del portafoglio clienti, ma allargheremo, diciamo, un po' il tiro parlando anche di analisi del mercato e sua eventuale segmentazione per cogliere meglio le opportunità relative ai bisogni di salute. Come vi dicevo, mi chiamo Raffaele Soggio, ho lavorato per circa 30 anni nel pharma, praticamente in un'azienda, dove ho ricoperto tutti i ruoli, fino da informatore scientifico del farmaco, fino ad arrivare a un livello apicale di responsabile per l'area dell'Alzheimer della mia ex azienda, passando anche per attività di marketing e di project management. Volendo introdurre e dandovi una sorta di ragione per credere sul motivo per cui l'approccio deve essere un po' più strutturato nel futuro, è legato più che altro agli aspetti sfidanti che il mercato farmaceutico tutti gli anni va ad affrontare. In quest'ultimo periodo le trasformazioni sono molto più veloci e sono anche abbastanza profonde, sono legate soprattutto a un sistema regolatorio più selettivo che in qualche modo mette nelle condizioni le aziende di studiare con molta, molta attenzione potenziali farmaci che poi domani possano essere necessari ai pazienti per le proprie ragioni di salute. Una difficoltà nello scoprire nuovi blockbuster, quei farmaci che costituivano un grande fatturato e un volume consistente di prodotti farmaceutici, come potevano essere gli antidepressivi un tempo, gli antiulcera, antibiotici.
Perché la domanda è praticamente soddisfatta e infatti la maggior parte di questi farmaci si trovano già in uno stato di patente scaduta e quindi sono sul mercato dei generici. Spese sempre più alte per poter portare sul mercato prodotti validi per la salute, un po' perché, vi dicevo, il mercato dei blockbuster è soddisfatto e un po' anche perché ci sta dirigendo verso, come si suol dire, delle iperspecializzazioni, quindi mercati sempre più selettivi, a volte più ristretti e molto spesso con valori molto alti del prezzo del farmaco, che mette in un certo qual modo anche in condizione il sistema sanitario di valutare con molta più attenzione e molto più discernimento le molecole che possono accedere poi al mercato. Quindi bisogna essere un po' meno artigiani, se posso usare questo termine, nell'ambito della farma, e un po' più strutturati e, per quanto riguarda l'area commerciale, non rimanere quasi esclusivamente sulla modalità di quale tattica adottare, ma fare una vera e propria indagine e costruire strategicamente l'approccio stesso al mercato, con l'obiettivo naturalmente di accrescere il valore della propria azienda anche per il futuro. E quando si parla di valore, non si parla di valore di prodotti, o quantomeno non si parla solo di valore di prodotti, ma si parla anche di valore di quello che è l'anima di ogni singola azienda farmaceutica, che è il brand. Quindi una visione strategica efficace, come vi dicevo, ma anche una responsabile gestione tattica delle risorse, in modo tale da poter essere sempre più efficienti ed efficaci all'interno di questo mercato, che è un mercato complesso ma di altissima tecnologia e quindi che può dare molta soddisfazione non solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista professionale. È chiaro che tutto ciò è inerente a costruire delle relazioni con i propri clienti, diretti e indiretti, poi mi spiegherò meglio in tal senso, e questo rapporto deve essere di tipo fiduciario ma anche moralmente appropriato e quindi duraturo. Se dovessimo fare un esempio di quanto è accaduto negli ultimi 5-6 anni, diciamo che la recente pandemia ha mostrato il meglio di un'offerta di salute a un livello molto elevato, ma anche il peggio di tutto ciò, limitando troppo spesso, dal mio punto di vista, questa attività a una mera presentazione di prodotti con l'obiettivo quasi esclusivo di commercializzare più precisamente, più che offrire dei servizi, che dovrebbe essere il nostro mestiere fondamentalmente. E quindi la proposta è quella di evolvere in termini di management del mercato farmaceutico, quindi non parlare più solo ed esclusivamente di prodotto, ma in qualche modo includere attraverso la nostra comunicazione concetti molto più ampi che sono relativi al brand aziendale, che vanno ben oltre il singolo prodotto. Passare da un concetto di vendita a un concetto di servizio, di offerta di salute, più che convincere, coinvolgere le persone che poi si troveranno, tra virgolette, purtroppo a dover utilizzare questi prodotti perché hanno bisogno di salute. E coinvolgere e non convincere significa non tanto fargli la proposta migliore in assoluto, ma aiutare il medico e il suo paziente a fare la scelta più opportuna per soddisfare il proprio bisogno di salute. Un tempo ci davo uno schedario con nomi, cognomi e indirizzi, e ai miei tempi, perdonatemi l'accezione, ai miei tempi ci utilizzavo lo stradario per andare a cercare ogni singolo ambulatorio. Oggi questo tipo di attività, che era un po' rivolta a tutti i player all'interno del mercato farmaceutico, dovrebbe essere più mirata e più strutturata a seconda delle sfide che il mercato esterno ci pone, a creare dei momenti in cui un particolare tipo di persone può essere contattato più frequentemente per un certo periodo di tempo rispetto ad altre, e col passare del tempo viceversa, in un mix ottimale che dovrebbe migliorarne in maniera significativa l'efficacia e l'efficienza della nostra attività in termini commerciali. Quindi più efficacia poi che efficienza, perché l'efficienza riguarda strumenti che sono utili per poi raggiungere il proprio obiettivo.
volendo procedere, vi ricordo che comunque il processo di vendita è un processo complesso che implica tantissimi fattori, ma qualunque siano questi fattori apparentemente molto lontani tra di loro, l'obiettivo finale e l'obiettivo a cui ogni azienda farmaceutica dovrebbe tendere è la piena soddisfazione del cliente. E anche se non sembrerebbe esserci una correlazione diretta, ma tutti questi aspetti che voi vedete nella parte sinistra della slide, se lavorano in maniera efficiente e poi efficace, sono in grado di soddisfare diversi bisogni, sia dal punto di vista del paziente, chiaramente qui parliamo di farmaci, ma anche dal punto di vista del servizio per raggiungere il paziente, che comunque deve essere sempre in grado di raggiungere in qualsiasi momento e quando ne ha bisogno quello che gli serve. E quindi anche l'ufficio clienti, paradossalmente l'ufficio gare, tutti servono per raggiungere e soddisfare le necessità dei nostri pazienti. La funzione commerciale è divisa grossolanamente in tre grosse aree. La pianificazione, che riguarda proprio dal processo di costruzione del lancio di un prodotto, con previsione delle vendite e tante altre cose, alla direzione vendita, che si occupa di aspetti molto più pratici, e noi ci occuperemo in particolar modo della copertura della clientela e delle visite, ma anche l'amministrazione, perché un controllo del credito accurato fa sì che l'azienda rischi il meno possibile di trovarsi in situazioni di difficoltà quando ha bisogno di liquidità. E guardate che purtroppo, come spesso accade, gli stati non sono degli ottimi pagatori, anzi a volte sono veramente pessimi pagatori, e purtroppo noi non veniamo pagati su quello che abbiamo venduto o ricavato, ma noi veniamo pagati, il nostro stipendio viene pagato dai soldi reali che vengono incassati poi dall'azienda, e su quello si fondano sia le poste relative al pagamento degli stipendi, ma anche all'acquisizione delle materie prime che servono per produrre farmaci, il marketing, le auto e tanta tanta altra roba che rende l'azienda in condizione o meno di sostenere tutti i giorni questa sfida che il mercato gli pone. Quindi l'organizzazione deve essere necessariamente cliente centrica, naturalmente con l'area commerciale del marketing e delle vendite più vicina a lui, ma anche tutte le altre strutture, se lavorano in maniera adeguata, strategicamente mirata per soddisfare le necessità dei clienti, quindi pazienti, medici, account, ospedali, aziende sanitarie locali, eccetera, 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 anche loro possono apportare un livello di servizio valido per la cura dei nostri pazienti, come vi dicevo. E per fare questo noi abbiamo bisogno di avere una conoscenza sempre più approfondita di quelli che sono non solo i bisogni dei pazienti, ma anche quali sono le loro attitudini, le loro abitudini, il loro modo di pensare, di agire, che cosa gli serve, che cos'è importante per loro, e una volta scoperto che cosa può essere importante per loro, utilizzare delle metriche opportune per misurare il loro grado di soddisfazione e comprendere che cosa noi possiamo lasciare nella mente delle persone, dei prescrittori fondamentalmente, utile affinché questi possano fare le scelte più adeguate, che non necessariamente devono riguardare i nostri prodotti, per il beneficio del paziente. Tutto questo è quello che si chiama Strategic Customer Management, CRM, chiamatelo come volete, ma la conoscenza dovrebbe servire per servire meglio i nostri clienti. E il nostro cliente è fondamentalmente il paziente. In Italia non è raggiungibile facilmente, quantomeno non con i prodotti etici, anzi non può essere assolutamente raggiunto, mi correggo, ma noi agiamo indirettamente nei confronti del nostro cliente finale, che è il paziente, lavorando con quello che è il provider, in questo caso intendo il medico, e quelli che sono i payers, cioè gli amministratori che devono mantenere il servizio sanitario nazionale in un'area di sostenibilità, cosa non sempre così facile. Quindi la conoscenza è un grande vantaggio, ma soprattutto conoscere il paziente, la sua esperienza reale con la malattia, quello che viene definito il patient journey, e il portare valore al paziente, che va ben oltre le caratteristiche del prodotto, la sua percentuale di efficacia, la percentuale degli effetti collaterali o il meccanismo d'azione,
ma che si dovrebbe riflettere in veri e propri outcomes, cioè che cosa succede al paziente fisicamente quando prende un determinato prodotto, quando noi soddisfiamo la sua richiesta di salute. A prescindere dall'efficacia e dagli effetti collaterali, ricomincerà a camminare tra una settimana, si alzerà dal letto in due giorni, la febbre gli passerà. Cioè cercare di descrivere quali sono i benefici, quelli reali e non quelli descrittivi puramente legati a caratteristiche di prodotto. Ancora una volta noi dobbiamo soddisfare bisogni del cliente, non bisogni relativi a come piazzare meglio il prodotto, come si suol dire. Questi sono un paio di esempi di come il coinvolgimento del cliente può essere fatto in maniera molto efficace, ancora una volta legato all'esperienza, e nella parte alta della slide vedete un pezzo di quello che ho chiamato il patient journey, dal momento in cui inizia a percepire la sua malattia fino a quando, in un certo qual modo, la malattia viene risolta attraverso gli interventi terapeutici che vengono suggeriti e che possono comprendere anche i prodotti farmaceutici. Non è necessario, in un certo qual modo, che i nostri prodotti intervengano in ogni singolo passaggio di questo percorso, ma i prodotti che noi andremo a presentare dovrebbero cercare di soddisfare in maniera importante almeno due o tre altrettanto importanti tappe di questo viaggio che deve portare il paziente alla sua guarigione o comunque a un controllo adeguato della patologia. E questo lo facciamo anche attraverso la comunicazione, cercando di utilizzare meno lo strumento del convincimento, quindi che bello, che grandi risultati che dà il mio prodotto, che è esattamente quello che diciamo tutti naturalmente, perché oggi non esistono prodotti scadenti in ambito farmaceutico, se vogliamo essere in un certo qual modo onesti. Possono esserci delle differenze che vanno incontro maggiormente a determinate esigenze dei nostri pazienti e per questo dovrebbero essere preferiti rispetto ad altri. Ma quello che noi forniamo è un servizio per soddisfare i bisogni del cliente. Quindi, da un punto di vista prettamente personale, ma per fortuna non sono l'unico, la prima cosa da fare è scoprire quali sono questi bisogni. Scoprire quali sono le aree in cui diciamo, i nostri clienti, diretti e indiretti ancora una volta, abbisognano o necessitano della nostra presenza e della nostra proposta. Una volta compresi i bisogni, riflettuto sulle opportunità o le conseguenze dell'utilizzo o meno di determinati prodotti, a quel punto lì si può andare direttamente a parlare di prodotto. Ma solo, e vi ribadisco, questo è un punto di vista personale, solo e esclusivamente dopo aver compreso quali sono i bisogni da soddisfare. Perché questo è il modo migliore per fornire il servizio. È uno degli approcci strategici a questo punto, che poi si riflette anche sulla tattica, è conoscere i nostri clienti. E una volta che li abbiamo conosciuti, fare quella che si chiama una clusterizzazione, una suddivisione in gruppi, ma non tanto per dividerli in clienti top o in clienti non top, ma per comprendere qual è il momento migliore per incontrarli, per coinvolgerli e fargli la proposta terapeutica. Perché esistono delle persone, o meglio, tutti i clienti che noi abbiamo nel nostro carniere hanno necessità diverse, o possono avere necessità diverse, hanno motivatori all'acquisto che possono essere diversi. Il prodotto stesso può trovarsi a un momento del proprio ciclo di vita che è diverso. E quindi abbiamo di fronte delle persone che hanno bisogni diversi da soddisfare e noi dobbiamo comprendere qual è il momento opportuno e come e in che momento possiamo intervenire per cercare di andare incontro a quello che lui ricerca. E questo lo si fa attraverso la segmentazione. E la forza vendita viene dimensionata in funzione dei portafoglio clienti che noi ci portiamo dietro e che non deve essere più una semplice consegna da parte dell'azienda in cui noi seguiamo letteralmente quello che ci viene detto e abbiamo il panel di tutti i medici, ma dobbiamo fare al suo interno delle scelte, come vi dicevo, strategiche che poi si andranno a riflettere sulla tattica. E per quanto riguarda i clienti e gli ospedali, noi parliamo di segmentazione dei clienti e scelte di copertura in questo momento. Per esempio, vi ho parlato di ciclo di vita del prodotto.
il ciclo di vita del prodotto, grossolanamente, qualsiasi tipo di prodotto prevede una fase di introduzione, dopodiché un sviluppo, la maturità, dove si arriva al picco delle vendite, dopodiché c'è un declino, che può prevedere una certa rivitalizzazione. Quando parlo di rivitalizzazione, parlo di un principio attivo a cui viene aggiunta un'altra indicazione, oppure una nuova formulazione. Quest'ultimo aspetto convince sempre meno l'ente regolatorio. Quindi sempre meno, sperate sempre meno di poter allungare la vita o la patente di un prodotto attraverso una nuova formulazione, perché questo attrae poco l'ente regolatorio che poi deve autorizzare queste nuove formulazioni. Molto più semplice l'autorizzazione per una nuova indicazione, che però purtroppo a causa della durata di un brevetto non è un qualcosa sempre facile e sempre raggiungibile in tal senso. E vedremo un po' più avanti che cosa vi voglio dire. Per cui noi avremo all'interno di questo mercato una serie di player che sono tutti medici, sì, ma che hanno delle caratteristiche completamente diverse e che intervengono in maniera importante per creare quella che è la massa critica di fatturazione di un determinato prodotto o dei prodotti farmaceutici in generale. Nella fase dell'introduzione, i primi a sentirsi più coinvolti o a esprimere dei bisogni che sono fondamentalmente legati all'innovazione, alla tecnologia, al voler essere il primo a voler provare e testare un determinato prodotto. Provate a immaginare la fila che si crea davanti ai negozi Apple quando viene lanciato un nuovo smartphone. Ecco, più o meno la stessa cosa. Non è che ne hanno bisogno 5 minuti dopo che viene commercializzato, ma sicuramente hanno una forte spinta a voler essere i primi a provare questa innovazione. Dopodiché, in una fase di sviluppo, intervengono quelli che vengono definiti o potrebbero essere definiti i follower, quelli che seguono la prima ondata di pionieri e di innovatori, lievemente dopo. Questi guardano che cosa è successo ai primi e abbastanza velocemente intervengono anche loro nel processo di acquisto, ma con motivazioni che sono un pochino diverse rispetto al primo gruppo. Dopodiché, ed è il grosso del mercato, intervengono quelli che vengono chiamati conservatori o ritardatari, che sono quelli che prima di adottare un determinato prodotto hanno bisogno di più certezze. Quindi vogliono sapere com'è andata, chi l'ha usato, vogliono avere casistiche molto più numerose prima di convincerci. L'innovazione può non essere una motivazione all'acquisto, ma è la solidità e la comprovata efficacia, maneggevolezza di un prodotto che li spinge ad acquistarlo. Sono le linee guida, ad esempio, e sono molto importanti perché, come vedete, sono cerchiati, si trovano in un momento in cui il prodotto sta esprimendo il massimo del suo potenziale e quindi sono probabilmente quelli più importanti. Ma se dovessimo riflettere e cercare di fare una programmazione partendo dalla strategia, è chiaro che se io sono un prodotto in una fase di lancio, probabilmente i primi a dover essere coinvolti, senza dimenticare gli altri comunque, ma ad essere coinvolti e a dover essere visitati con una maggiore frequenza, potrebbero essere gli innovatori, i pionieri e gli anticipatori, perché comunque quelli mi costituiscono il primo pezzo che interviene all'interno del mercato e mi restituisce, in termini di acquisto, quello che a me occorre per continuare, come si suol dire, a pagare le poste di tutto il processo che riguarda lo sviluppo del farmaco durante la fase di commercializzazione. Poi esistono anche delle leggi non scritte, come si suol dire, o scritte, che dicono, e questo vale per diverse merceologie, che se entro il primo anno di vita di un determinato prodotto almeno dal 30 al 60% di questi tipi di clienti non vengono coinvolti e non hanno in qualche modo utilizzato o provato il vostro prodotto, molto facilmente quel prodotto sarà destinato a non ottenere i risultati che si aspetta. Quindi probabilmente in una prima fase strategicamente io cercherò di intervenire soprattutto su quelli che sono gli innovatori e eventualmente i follower. Una volta che gli innovatori sono tra virgolette soddisfatti, e per definizione questi innovatori sono abbastanza infedeli, perché basta che ci sia un altro prodotto
innovativo con una tecnologia magari un pochino diversa, vi lasciano perché devono provarne un altro. E allora in questa fase si possono iniziare a introdurre con maggiore frequenza i contatti con quelli che sono il grosso del mercato, cioè i conservatori, che però, come vi dicevo, hanno dei motivatori all'acquisto che sono completamente diversi e le cose gli vanno comunicate anche in maniera diversa. Bisogna anche tenere in considerazione che la segmentazione mi aiuta anche a definire quali possono essere, quali dovrebbero essere le mie priorità. La prima considerazione che vi faccio è che il 20% dei nostri clienti di solito sviluppa l'80% delle nostre vendite. Questa è la famosa legge di Pareto e vi assicuro che è applicabile a tutte le merceologie, anche sui farmaci, ed è molto molto accurata. Il problema è che questo 20% lo conosciamo tutti, cioè lo conosciamo noi e lo conosceranno anche i nostri competitor. Per cui ancora una volta questo criterio di selezione da solo potrebbe non essere sufficiente a rendersi in qualche maniera un professionista di cui il cliente ha molta fiducia. Introducendo però, una volta definito questo 20% di clienti, introducendo i criteri che vi ho prima accennato di segmentazione, noi possiamo fornire un servizio molto molto più efficace ed efficiente, non solo per l'azienda che fattura, ma anche per il cliente e per soddisfare i bisogni di chi questo cliente, di cui questo cliente si prende cura, cioè i nostri medici. E per fare questo dobbiamo essere molto attenti, avere un buon livello di conoscenza del mercato, flessibilità e anche velocità nell'ingresso, perché oggi la tecnologia ci impone di essere molto più veloci, sia in termini di flessibilità che di intervento. E agire non tanto in maniera push, cioè ti convinco che il mio prodotto lava bianco, che più bianco non si può, perché, ripeto, questo è quello che diciamo tutti, ma con un approccio pull, scopro i bisogni e cerco di capire se il mio prodotto o qualcuno dei miei prodotti può soddisfarli, altrimenti in maniera molto onesta, molto chiara, molto trasparente, devo accettare ed eventualmente anche se voglio fornire un servizio veramente completo, onestamente, candidamente ammettere che per la soddisfazione di quel bisogno particolare che viene richiesto, forse il vostro prodotto non è la migliore soluzione in quel momento. E questo è il modo migliore per offrire i servizi e creare quella che si chiama la loyalty, la fiducia del cliente nei vostri confronti. Perché così dimostrate di non essere meri venditori, ma fruitori e fornitori di servizio, che è esattamente la soddisfazione dei bisogni. Quando vuole lui, come vuole lui, è incentrata sui suoi bisogni. Tanto per ritornare alla famosa legge di Pareto, questa è una prova che vi faccio vedere per in qualche modo convincervi che è così, a non essere scettici. Se qui andiamo con dei vecchissimi farmaci, che sono gli anticolinesterasici, che erano farmaci che curavano i sintomi della malattia di Alzheimer, come vedete i due player principali sono i neurologi e i geriatri. Noi vediamo che dal punto di vista dei neurologi il 27% dei medici prescrittori, potenzialmente prescrittori, produce l'80% delle prescrizioni, così come il 15% dei geriatri, potenzialmente prescrittori, produce l'80% delle prescrizioni, producevano l'80% delle prescrizioni di questi farmaci. Quindi la legge di Pareto che si applica alla perfezione, la legge 20-80. Criteri di segmentazione. Allora, ragioniamo e continuiamo ancora un po' troppo forse a ragionare in termini di potenziale, ma non che non dovremmo più ragionarci, è che il potenziale di per sé a volte non mi aiuta a essere il più efficace possibile, ma in realtà dover prendere in considerazione altri fattori che in qualche modo aiutano i clienti a fare un certo tipo di scelta. Ad esempio, quali sono i suoi motivatori per acquistare? Prima ne ho accennati alcuni. Relativamente all'innovazione, quindi pionieri. Se il prodotto è nuovo, loro si lanciano. La maggior parte di loro almeno si lancia, almeno a provarlo. La curva di adozione, che significa quante volte ha avuto la possibilità di provare il prodotto. Perché in funzione di dove si trova sulla sua curva di adozione,
si parla di persone che hanno ancora una volta motivatori diversi e a cui vanno comunicate probabilmente cose in maniera un po' diversa gli uni dagli altri, perché una cosa è non l'ho mai usato, un'altra cosa è il mio standard, il tuo prodotto. È chiaro che a queste due persone io devo comunicare in maniera completamente diversa e anche i contenuti della mia comunicazione devono essere in qualche modo flessibilizzati in funzione della posizione che lui assume sulla curva di adozione. Dulcis in fundo, anche l'attitudine tecnologica. Oggi sempre più spesso la modalità di contattare i nostri clienti, ma anche la modalità di acquisto, ma anche la modalità di riconoscimento del brand avviene con sistemi virtuali e i servizi vengono erogati, molti servizi possono venire erogati e vengono erogati sempre più spesso in maniera virtuale. Per cui riflettere anche sull'attitudine tecnologica che possono avere i nostri medici può essere utile a definire qual è la modalità di interazione che loro preferiscono e quindi erogare il servizio in funzione di questa preferenza. Qui c'è un esempio di come possono essere clusterizzati i medici in funzione dei loro motivatori all'acquisto. È un esempio, non prendete protocollato. Qui potete mettere quello che ritenete più opportuno, finalizzato alle esigenze dell'azienda. Però in questo caso noi parliamo di orientamento alle linee guida, orientamento all'innovazione, orientamento alla scienza, orientamento al paziente. E se noi riflettiamo oppure costruiamo una sorta di, tra virgolette, piccolo questionario per cercare di comprendere dove si trovano le persone all'interno di questa matrice, noi possiamo costruire intorno a queste persone, a questi cluster, dei messaggi che sono tailorizzati, che raggiungono maggiormente l'area del loro bisogno. Un medico orientato fortemente a linee guida dell'innovazione gli può interessare il giusto, a lui interessa essere sicuro che il prodotto che utilizzerà o che vorrà utilizzare non crei problemi, sia sicuramente molto, ma molto efficace e che il paziente sia soddisfatto. E infatti lui di solito aspetta un po' prima di prescriverlo. Mentre l'orientamento all'innovazione fa sì che basta che ci sia la novità, dimmi che è efficace, quanto basta, perché io comunque lo voglio provare, perché è quello che mi orienta. Ci sono le persone che in un certo qual modo sono orientate alla scienza e la comunicazione lì dovrebbe avvenire attraverso la divulgazione, la condivisione di documentazione scientifica. Documentazione scientifica che per colui che è orientato al paziente potrebbe essere utile per dare a lui un razionale, ma in un qualche modo, essendo questa persona orientata al paziente, lui pensa più a quali possono essere i potenziali benefici. Paradossalmente, queste persone, se sono convinti che il paziente possa beneficiare o se hanno sperimentato che il paziente beneficia di un determinato prodotto, sono capaci anche di andare fuori indicazione delle volte, perché il loro obiettivo principale è il paziente. E dammi, come si suol dire, passatemi questo termine poco tecnico, una pezza d'appoggio valida, e a quel punto lì poi ci penso io, perché io conosco i miei pazienti e so di cosa hanno bisogno. E anche qui, ma questo è un esempio, la curva d'adozione, come vi dicevo prima. Una cosa è parlare con una persona che conosce il prodotto oppure ha iniziato a provarlo, lo sta valutando. Un'altra cosa è parlare con delle persone che hanno già adottato il mio prodotto, ci si trovano bene e che continuano ad usarlo. Queste sono persone a cui va comunicate cose in un certo qual modo, sempre rimanendo in argomento, ma in maniera e anche con della documentazione un po' diversa. Magari qui si continua a stare su aspetti diciamo tecnici, efficacia, studi randomizzati, tollerabilità, numero di pazienti, categorie di pazienti, e qui magari gli si inizia a far vedere utilizzi più dalla parte del mio standard, gli si fanno vedere utilizzi più innovativi, più nascosti, cioè gli si danno più informazioni di natura diversa. Perché questo è quello che desidero. Posso fare la stessa cosa con gli account. Posso segmentare i singoli ospedali. Per esempio, allargo un po'.
questa slide, sperando che si possa vedere qualcosa di più, ma se io metto nella mia a sinistra, nella colonna in verticale, quelli che sono gli attributi che maggiormente il mio prodotto tende a soddisfare, oppure che sono importanti per il successo e la riuscita del mio prodotto, ospedale per ospedale, sulla linea orizzontale, come vedete, io posso valorizzare questi attributi dandogli un punteggio e alla fine, vedete, viene molto chiaro capire dove devo, passatemi il termine, mettere la tenda, oppure dove posso eventualmente passare qualche volta di meno. Ok? Ma queste cose possono in un certo qual modo anche cambiare. Per esempio, qui può essere tutto una fase di lancio. In una fase di sviluppo possono entrare in gioco altri fattori. Ad esempio, un fattore molto importante, anche qui cerco di allargare un po', ampliare un po' la slide, può essere quanto tempo ci mette questa struttura a inserire il mio prodotto nel proprio formulario. Vi faccio un esempio molto banale. Esistono delle situazioni in cui ospedali diversi, con potenziali anche diversi, hanno una diversità in termini di accesso. Policlinico di Milano, Federico II di Napoli. Qui vi parlo della mia esperienza, chiaramente. Il Policlinico di Milano è in grado di accogliere all'interno del proprio formulario un prodotto in tempi relativamente medio-brevi, 3-6 mesi. La commissione si riunisce e te lo inserisce o te lo rifiuta. Federico II di Napoli sono un po' più lenti. Ma se dovessi scegliere in base al potenziale, è chiaro che io la cosiddetta tenda, l'andrei a sistemare al Federico II di Napoli, ma rischio di fare un errore dal punto di vista strategico e anche tattico, perché probabilmente in quel momento lì forse mi sarebbe più utile partire col policlinico che adotta subito il prodotto e non dico abbandonare o trascurare definitivamente l'ospedale di Napoli, ma andarci un po' di tempo dopo in maniera un po' più convinta. Soprattutto se uno dei miei obiettivi è raggiungere il punto di pareggio nel più breve tempo possibile, o soprattutto se mi occorre che una determinata area geografica particolarmente influenzata da quel centro mi può partire anche lei, perché questo centro la influenza e prima lo fa e meglio è. Questo è quello che si chiama sales productivity process. È come a me piaceva definire, quando lavoravo con la mia ex azienda, quello che si chiama il rock around the box. Il avere ben presenti e conosciuti molto bene quelli che sono quello che è il mio target da favorire in quel determinato momento, o che io ho deciso strategicamente di favorire in quel determinato momento, con un apposito numero di contatti, quindi di frequenza, ai quali in funzione dei loro motivatori all'acquisto, curva d'adozione e quant'altro voi ci vogliate mettere, io posso dedicare un messaggio specifico, ritagliato sui suoi bisogni, e anche una serie di servizi specifici e ritagliati sui suoi bisogni. Ancora una volta, pensando, non so, a un'attività di divulgazione, ci sono delle cose che gli innovatori desiderano sentirsi dire e che interessano meno ai tradizionalisti. E viceversa. Ecco perché, conoscendo il territorio, facendo l'opportuna prioritizzazione, segmentando quindi il mio portafoglio clienti, io posso identificare e soddisfare questi bisogni e alla fine soddisfare anche i bisogni della mia azienda e del singolo informatore scientifico del farmaco, in termini di obiettivi da raggiungere. Quindi, sì, valutano le opportunità studiando il mercato, ed è una cosa che faremo dopo. Ma dopodiché una parte molto importante sarà la costruzione, in funzione dell'opportunità che è stata valutata, di costruire un piano d'azione. Perché altrimenti la segmentazione e tutto ciò che ruota intorno alla segmentazione e alla tailorizzazione della comunicazione viene a cadere. Rimangono chiacchiere. Bisogna anche poi pianificare, e bisogna pianificare per gestire il proprio territorio, allocare adeguatamente le risorse che ho a disposizione, dopodiché
dopo un certo intervallo di tempo, iniziare anche a fare un minimo di follow-up, verificare se sono in linea con i miei obiettivi oppure meno, quindi verificare i risultati e ricominciare da capo, dall'analisi. E deve essere un continuum. È chiaro che per fare questo bisogna avere una buona capacità di pianificazione, ma soprattutto, permettetemi di dire, anche una buona disciplina implementativa. Ma per un semplice motivo, signore. Il motivo non è tanto perché devo controllare, ma il motivo è se io metto in atto azioni e mi accorgo che sono in linea con le aspettative, dov'è che sta funzionando il mio approccio? Perché lo replico. E se non sta funzionando, dov'è che non sta funzionando? Così lo correggo. Ma se io non eseguo disciplinatamente le azioni che ho messo in piano, disciplinatamente, io rischio di fare confusione o di non capire che cosa stia succedendo. Ecco perché parlo di disciplina poi nell'implementazione. Chiaramente condita all'interno con un grado di flessibilità più o meno ampio, perché io possa intervenire immediatamente laddove le cose funzionano o non funzionano, rinforzando o modificando il mio approccio. Ma anche il mercato mi aiuta a fare delle scelte strategiche. E tanto per farvi una piccola introduzione, anche quest'anno il mercato delle farmacie in Italia è in aumento. Il farma è un settore molto, molto, diciamo, importante dal punto di vista della creazione di valore, ma anche dal punto di vista economico. È recente la divulgazione che il mercato del farma in Italia vale il 2% del PIL, ma questo lo sapevamo da tempo. Vi aggiungo anche un altro pezzo: l'Italia è il più grosso esportatore europeo di prodotti farmaceutici. Noi siamo molto bravi con la chimica, molto molto bravi, e questa nostra capacità viene molto apprezzata all'estero, che spesso chiede alle officine farmaceutiche in Italia di produrre i propri farmaci e li acquista. Ma noi siamo molto bravi anche in termini manufatturieri. All'interno di aziende o di affiliate che ci sono in Italia, i siti produttivi che ci sono in Italia spesso fanno da scuola anche ad altri siti produttivi in giro per il mondo. Vi faccio l'esempio della mia ex azienda, che produce insuline, è stato un punto di riferimento per tutto il mondo. I tecnici che lavoravano all'interno dello stabilimento di produzione giravano il mondo per insegnare agli altri colleghi come si produceva in maniera ottimale questo prodotto. E questo, oltre a essere un punto di orgoglio, è stato anche motivo di crescita della filiata italiana all'interno della struttura globale. I farmaci da prescrizione, all'interno della crescita del 4-6% del mercato farmaceutico in generale, anche i farmaci da prescrizione in farmacia sono aumentati del 2,2%. Così come è aumentato il paniere commerciale, e quando parlo di commerciale parlo di prodotti che non hanno bisogno di prescrizione, un po' perché gli italiani, un po' i mediterranei, sono accumulatori seriali di prodotti farmaceutici in generale, ma vedete che comunque il farma è un settore in salute, è sempre stato in salute e sono convinto che continuerà a essere in grande salute, perché produce prodotti ad alta specializzazione tecnologica. Con tutto il rispetto che posso avere per le altre merceologie, cioè qui bisogna essere bravi, capaci, onesti e centrati veramente sui bisogni di salute, perché, e permettetemi di essere orgoglioso di questo, io mi sento ancora investito, cioè il mio intervento può fare la differenza sulla salute del paziente. E poi io lo vedo con i risultati che vengono espressi, ad esempio in questo caso sulle farmacie italiane, che continuano a essere in crescita. Qui ancora c'è l'effetto tardivo del Covid, quindi ci sono ancora un po' di prodotti che sono naturalmente molto diminuiti rispetto al passato, però comunque sono ancora molto presenti. Il mercato online, che ancora non ha le dimensioni dei 24 miliardi e mezzo di tutto il resto del paniere, però se consideriamo che la crescita in double digit da anni,
vediamo che anche il mercato online inizia a esprimere valori che possono essere interessanti. Si è passati dai 400 milioni circa ai quasi 700 in un solo anno. Questo però lungi dal voler pensare che da domani questo mercato possa essere ritenuto così appetibile da buttare a mare tutto quello che si faceva prima. No, perché è una situazione abbastanza molto più complessa e la logistica è un qualcosa di molto complesso. Potrebbe essere qualcosa di futuribile, ma io ancora il mercato online, ad esempio degli etici, dei farmaci da prescrizione, lo vedo un po' complesso, non tanto per quanto riguarda l'organizzazione della prescrizione, quanto poi per il trasporto. Ritengo impensabile che vedere i furgoncini Amazon che vanno di persona, di casa in casa, a distribuire scatolette di prodotto. Ancora la vedo un po' complicata e un po' troppo costoso. Però cresce il mercato online, soprattutto per quanto riguarda quelli che vengono più facilmente definiti presidi. Credo che esistano, ma comunque meno di una decina di prodotti, che comunque vengono dispensati attraverso la prescrizione online e vengono distribuiti a casa, direttamente a casa del paziente, mediante una richiesta diretta del paziente all'azienda, che mostra anche la ricetta del paziente all'azienda. Però sono veramente rare eccezioni in tal senso. Il mercato ospedaliero, ancora una volta, quest'anno, e non capisco perché sono anni che non si decide di fare dei conti seri, tanto si sa che sfora la spesa farmaceutica ospedaliera. Sono anni che sfora e sono anni che si fa il payback, che anche quello è una maniera veramente barbara in un certo qual modo per sfidare le aziende farmaceutiche. Anche quest'anno ha sforato e anche quest'anno ci sarà il payback, che verrà caricato il 50% sulle regioni, tra virgolette, canaglia, che hanno sforato questo budget, sul 50% invece sulle aziende che fanno il loro mestiere, perdonatemi. E questa è una sfida proprio basata sul tecnicismo, non ce lo possiamo permettere. Allora io dico, non li registrate se non vi potete permettere, oppure prendetene atto e fate in modo che il sistema sanitario nazionale non abbia un budget che risulti essere tra i più poveri d'Europa. Fa fatica ad arrivare all'1%, però poi ci vantiamo quando diciamo che il farma fa il 2% del PIL nazionale. Ci vantiamo quando diciamo che è la prima nazione per export. C'è un po' di incongruenza. Questo è dovuto anche a un vecchio retaggio, di un vecchio modo di intendere la commercializzazione dei farmaci, che ha portato delle volte a degli abusi. Però non facciamo confusione tra i delinquenti allo stato puro e aziende che certo devono fare profitto, ma cercano di farlo in maniera responsabile. A tutti dà fastidio leggersi sul giornale e sentirsi responsabili. Per fortuna sta capitando sempre meno. Ma non è piacevole però essere additati come, a prescindere, siccome si lavora nel farma, come profittatori, perché la gente si ammalerà sempre, oppure come meri imbroglioni che continuano a sguazzare nell'aria grigia. Io questo non posso accettarlo. Io sono un professionista che faccio un lavoro serio, ho studiato per fare questo e sono adeguatamente preparato dalla mia azienda per poterlo fare. E non vengo per fare solo commercio. Vengo perché ho la responsabilità, soddisfando i tuoi bisogni, di far star bene delle persone che potrebbero essere i miei amici, i miei parenti, io stesso. E questa responsabilità dovremmo sentircela addosso. Io me la sento addosso. Quindi vi dicevo, anche il mercato esprime delle situazioni che, analizzate, ci dovrebbero aiutare ad effettuare delle scelte, prima strategiche naturalmente, e dopodiché rifletterle dal punto di vista tattico. Partendo dalla squadra e dalla tattica, chiaramente, quindi ho il mio panel di clienti, sono in una certa fase del ciclo di vita del prodotto, ho dato le priorità, ho fatto un piano d'azione specifico e metodologicamente accurato, implemento, ma devo anche sapere dove devo andare. Perché altrimenti rischio di navigare al buio. È chiaro che ancora una volta quello che guida tantissimo nella segmentazione del mercato o nell'analisi delle potenzialità è il potenziale.
Cioè, dove ci sono i malati? È la demografia. Se un farmaco agisce su una malattia che compare nel 70-80% dei casi in una fascia d'età dai 40 ai 60 anni, per esempio, vado a vedere quali sono le regioni dove questa popolazione è maggiore rispetto ad altre. I farmaci sono rivolti di solito a una popolazione molto anziana. Se voi sappiate che l'Italia è un paese vecchio, ed esistono regioni dove quella percentuale di persone anziane, ultraottantenni, è veramente elevata. Quindi è chiaro che alla fine probabilmente privilegiare anche in questo caso un certo tipo di approccio partendo da determinate situazioni per poi finire su altre potrebbe essere vantaggioso, utile e anche moralmente giusto, corretto, perché se la maggior parte degli anziani si trovano lì è chiaro che sarebbe mio dovere andare prima lì o quantomeno essere molto più presente lì. Un altro criterio che si adotta spesso e volentieri è quello dove sono i prescrittori. Quanti medici ci sono, quanti ambulatori specialistici ci sono, quanti ospedali con delle caratteristiche specifiche per quella tipo di patologia ci sono. Ma diciamo che questi sono due criteri che vengono adottati universalmente ormai da anni. Ma esistono altri fattori che possono influenzare il successo o l'insuccesso del mio prodotto, che sono tutte le figure, ad esempio, amministrative. Chiaramente anche il prezzo e la rimborsabilità, il regime di rimborsabilità, ma oggi sempre più spesso entrano nel gioco i canali distributivi, perché un tempo c'erano tanti grossisti più o meno grandi. Oggi sono arrivate queste multinazionali che non hanno solo diversi magazzini di distribuzione e che hanno accorpato a sé diversi grossisti, ma sono anche proprietari di farmacie e quindi il loro potere negoziale diventa molto più importante e va tenuto in considerazione. La logistica, che è una delle cose più difficili da fare, ma attuare una buona attività, una buona strategia logistica vuol dire risparmiare sui costi e quindi in un certo qual modo accrescere quella che è la profittabilità di un prodotto e avere a disposizione più risorse da reinvestire all'interno di ambiti come la ricerca o di altro personale in un certo qual modo. Le barriere all'accesso che possono offrire i nostri concorrenti, il vincere o meno una gara, il in un certo qual modo avere la possibilità di poter discutere, ragionare con chi di dovere sulla costruzione dei capitolati. Questo ci aiuta a in qualche modo essere anche noi più efficaci e più efficienti, perché se io ho un ottimo prodotto ma poi perdo la gara all'interno di un'azienda sanitaria locale, io posso fare una bella lingua lunga ad essere bravo e avere un buon prodotto, ma sicuramente il potenziale di quel pezzo di mercato, di quell'azienda sanitaria locale, sarà notevolmente ridotto rispetto alle potenziali opportunità. E anche questo lo devo tenere in considerazione, in un certo qual modo. Come si definisce un mercato? Abbiamo il pezzo dell'acquisito che riguarda le nostre vendite già effettuate, l'obiettivo che è il budget che ci viene assegnato, disponibile che è l'area occupata anche dalla concorrenza e poi il potenziale che è legato eventualmente ad altre indicazioni, altri rivoli più o meno accessibili da parte del nostro prodotto. Fondamentalmente quello dove andrebbe concentrata la nostra attenzione in ordine di importanza è chiaramente quello che riesco a vendere, ma l'obiettivo che mi è stato assegnato, quello dovrebbe essere il mio punto di riferimento numero uno. Dopodiché, una volta soddisfatto o essendo in linea con gli obiettivi disegnati e attribuiti, ragionare anche su come eventualmente posso aggredire parte del mercato che è ancora disponibile. Ma un suggerimento: prima di raggiungere il budget o di mettervi in linea per il raggiungimento del budget, cercate di limitare la fantasia o suggerimenti con dei rivoli, delle nicchie che potrebbero aumentarvi il fatturato, a meno che non siate particolarmente costretti ad accedervi perché avete perso la gara, perché una serie di situazioni contingenti vi impediscono di accedere col vostro prodotto a quel determinato territorio. Ma il primo obiettivo, quello da tenere bene in mente, è l'obiettivo
è l'obiettivo, non andate a caccia di rivoli, anche perché una delle azioni più divertenti da parte della concorrenza è farvi correre appresso i rivoli, alle nicchie, e poi farvi stare lì. E rientrare poi nella parte più importante del mercato non è sempre facile quando ci si è nicchiati, perché in un certo qual modo purtroppo la mentalità delle persone è quello, ma io te lo sto prescrivendo, sì, ma non dove c'è l'indicazione principale o non dove, diciamo, potrei ricevere più soddisfazione. Perché? Perché sono andato a infilarmici io o perché mi ci hanno infilato. Ritornando ai criteri per segmentare il mercato, parlando di demografia, se guardate un attimino questa slide, salta subito all'occhio qual è eventualmente il mercato all'interno della nazione italiana che andrebbe aggredito con più strumenti o comunque con una priorità molto più alta, che è chiaramente la Lombardia. E ci sono anche altri mercati, ma questo non basta, la demografia, perché ve l'ho detto. Cioè, chiaro che io vado in campagna, ma se Federico II non me lo include nel formulario, se il PTR non si è riunito o si riunisce una volta l'anno, se la discussione sull'accettazione o meno del mio prodotto a livello del servizio sanitario regionale viene ritardata, cioè io posso avere anche il mercato più grosso del mondo, ma probabilmente in quel momento lì non dico che sto sprecando il mio tempo, ma sto sprecando sicuramente molte risorse per inseguire un qualcosa che ancora è lì da venire. Dove si trovano i centri specialistici, i prescrittori? E anche qui la conoscenza è importante, perché esistono strutture che, per quanto possano essere interessanti, non sono attrezzate per utilizzare al meglio il vostro prodotto. Lì si rischia anche di far nascere qualche misunderstanding dovuto a questo, non un utilizzo sbagliato, ma a un utilizzo che però dovrebbe prevedere una maggiore accuratezza nella scelta. Quindi centri diagnostici appropriati, meno gut feeling possibile, meno esperienzialità e più, come si suol dire, metodologicamente corretto l'utilizzo, perché prima di arrivare a utilizzare quel farmaco io mi sono messo nelle condizioni di capire che è esattamente quello di cui ho bisogno. E a volte lì ci si fa anche portare, trascinare ancora una volta dai due criteri più importanti, che sono il potenziale della demografia, però purtroppo ci sono delle realtà dove non sono abbastanza attrezzati. Anche qui ho vissuto un'esperienza personale in tal senso. Cioè, se io un farmaco lo devo dare e la diagnosi deve essere fatta obbligatoriamente con una strumentazione PET, io non è che posso andare ovunque, perché esistono regioni dove la PET non esiste, addirittura. Ma il mio primo impegno deve essere quello di entrare nei centri dove c'è questa PET, dopodiché fare in modo che chi ha la PET e chi non ce l'ha si metta in contatto e ci possa essere un flusso in tal senso, a prescindere dal mero potenziale, perché esistono delle regioni in cui quella strumentazione, per quanto la popolazione sia elevata o quel target di popolazione sia elevato, non sono in grado di poterlo sfruttare a pieno, oppure si rischia di utilizzarlo in maniera non del tutto accurata, come si suol dire. I payers sono importanti, anche i servizi generali, soprattutto per chi ha prodotti in cui i costi di trasporto fanno parte poi dei capitolati e delle gare. Anche quello è un servizio che tu fornisci e deve essere ottimale. Tutte figure che in qualche modo possono influenzare l'accesso e quindi il successo o l'insuccesso del tuo prodotto. Il canale distributivo, che è indiretto ancora oggi nella maggior parte, nella stragrande maggioranza dei casi, è indiretto e spesso utilizza il canale lungo, ma non è difficilmente prevedibile che sempre di più, se queste multinazionali acquistano distributori, acquistano farmacie, possa diventare sempre più corto. E a quel punto, cioè, il passaggio azienda-distributore e l'azienda in cassa, e poi bisognerà farlo prescrivere naturalmente il prodotto e quindi si arriva al punto di vendita, ci sarà un pezzo che verrà tagliato, perché punto di vendita e distributore sono esattamente la stessa cosa, e va tenuto in considerazione, perché ve l'ho detto, una delle difficoltà più grosse ad esempio che si potrebbero incontrare è il potere d'acquisto, che cambia completamente.
la logistica, l'essere in grado di poter ricoprire nel miglior modo possibile, tempestivamente, tutto il territorio nazionale, utilizzando il canale più opportuno o i canali più opportuni e più veloci e più puntuali, fa sì che si risparmino risorse all'interno dell'azienda, risorse che possono essere reinvestite in altri ambiti. I picchi stagionali, senza creare allarmi, ma capire che ci sono periodi dell'anno in cui è particolarmente facile che questo prodotto venga utilizzato o no, mi aiuta anche a bilanciare gli sforzi in un determinato periodo dell'anno rispetto ad un altro. L'analisi dei concorrenti, molto importante. Cercare di capire dove stanno i picchi e perché. E poi studiare che cosa si è fatto per avere quel picco o non fatto per avere quel picco. E quindi consolidarlo oppure cambiare completamente la tattica. Ad esempio, il picco che vedete sulla destra in basso, relativo al mese di agosto, quello è un classico picco stagionale. Così come il picco che vedete sul prodotto blu, chiamiamolo così, che punta in alto ad aprile, rispetto agli altri competitor, probabilmente è il beneficio che si ha da una campagna, tra virgolette, promozionale, potrebbe essere. Faccio uno sconto, un prodotto in fascia C. Mentre il picco che vedete partire da gennaio e in qualche modo avere il primo rimbalzo negativo a luglio, probabilmente è frutto di un'adeguata strategia e tattica di marketing, con la comunicazione di messaggi giusti, con la produzione di servizi adeguati per il nostro cliente, che hanno fatto sì che il mio prodotto crescesse a discapito, se guardate con attenzione, del prodotto marrone. Conoscendo queste cose si può capire se sto lavorando bene o se sto lavorando male, se la mia strategia sta dando i suoi frutti oppure se devo fare delle correzioni in corso d'opera. Quali sono i report utilizzati per analizzare il mercato? Allora, sicuramente il dato interno che è quello più affidabile. Quello è esattamente, mi dice esattamente quello che io sto producendo in termini di fatturato, perché la contabilità aziendale. Poi ci sono i dati EUCUVIA. Ricordatevi che i dati EUCUVIA sono legati ai dati di acquisto delle farmacie dai grossisti, non sono legati alle prescrizioni. Quindi noi abbiamo i dati di sell-in. Ok? Ci siete? Allora, se volete i dati di sell-out, si possono avere, costano molto di più e di solito vengono utilizzati per comprendere alcune situazioni, tra virgolette, anomale o fenomeni di parallel trade, di cui vi parlerò alla fine di questo webinar, accennerò alla fine di questo webinar, che comunque rappresentano delle anomalie. Ma di solito i dati che noi andiamo a leggere e che sono accurati e riflettono più del 90% del dato prescrittivo, quindi sono linearmente molto affidabili, ma non sono i dati della prescrizione, sono quelli che noi utilizziamo per analizzare il mercato. Poi abbiamo i dati info, che sono i dati ospedalieri, ancora assolutamente inaccurati. Si preferisce privilegiare i dati interni, quelli aziendali, e poi abbiamo tutti gli altri prodotti cosiddetti non etici, quelli senza prescrizione, che danno ragione delle vendite di farmaci, o degli OTC, dei SOP, dei intraceutici, prodotti non prescrivibili, insomma, che possono, sono di libero accesso anche al pubblico. Noi parleremo chiaramente di EUCUVIA e dei dati di sell-in di EUCUVIA, ok? Che si possono leggere in diversa maniera, potete averli in diversa maniera, ma l'importante è che l'analisi che io faccio lì all'interno mi dia immediatamente una chiara valutazione di dove sono le opportunità. E se vedete il grafico a torta, è chiaro qual è la regione dove ancora una volta devo sistemare la tenda. Non solo perché è il mercato più grosso, ma probabilmente perché è quello che mi sta dando più soddisfazione. E quindi devo in qualche modo consolidarlo, renderlo stabile e non facilmente aggredibile da parte dei miei competitor. Mm?
Quali dati contengono il report? I report contengono tantissimi dati. Alcuni, come ad esempio l'indice di penetrazione o l'indice di evoluzione, possono essere sì interessanti, ma ricordatevi che rappresentano una fotografia istantanea di quello che sta accadendo in quel determinato mercato. Cioè vale per quel momento, ma potrebbe essere non più valido per il mese successivo. Oppure potrebbe essere completamente diverso rispetto al mese precedente. Spesso questi dati vengono anche utilizzati per giustificare ottimi risultati o giustificare non ottimi risultati, dicendo però il mio dato di quota di mercato è superiore all'Italia, il mio indice di penetrazione è il più alto del distretto. Va bene, ma se tu non sei a budget, non sei in obiettivo, punto. È una parziale giustificazione. Anzi, il fatto che tu sia stato, tra virgolette, più bravo dei tuoi colleghi o della tua affiliata dal punto di vista della quota di mercato dovrebbe spingerti in maniera più fiduciosa, perché il momento è favorevole per te, a cercare ancora di più di consolidare questo risultato. Dal mio punto di vista è molto più interessante l'indice di evoluzione, che mi dice quanto sta crescendo percentualmente il mio farmaco rispetto alla categoria di riferimento, ma posso anche estenderlo eventualmente alla categoria di riferimento di due farmaci di quella categoria, tre farmaci, un farmaco, e lì mi dice se sto lavorando meglio o peggio dei miei concorrenti, ad esempio. Ma ancora una volta è un dato che riguarda quell'istante, è un'istantanea, vi dà informazioni sì, ma non vi dice niente di come sta evolvendo, di qual è il trend che sta seguendo il mio prodotto, l'evoluzione. Quindi se potessi darvi un suggerimento, le serie storiche sono fondamentali per quello, senza andare al giurassico, come si suol dire, ma analizzare a blocchi di 2-3 mesi, paragonando non i risultati di adesso rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno scorso, ma analizzando i risultati di adesso rispetto ai 2 mesi precedenti e poi confrontando gli stessi 2 mesi precedenti con i 2 mesi ancora prima. Quello che mi danno una curva, che è una curva di trend, che mi fa capire se io sono in linea con i miei obiettivi oppure no. E personalmente vi dico che è su quello che dovrei basare fondamentalmente la maggior parte delle mie analisi e dovrei costruire il mio piano d'azione, nel privilegiare un mercato rispetto ad altri. E comunque sia, dopo la lettura, come ancora una volta ribadisco, ci vuole il piano e l'implementazione, perché altrimenti stiamo solo chiacchierando. Le modalità di analisi sono tantissime. Di solito i dati Equivia fanno parte di un'analisi variata. Abbiamo una variabile fissa, di solito il fatturato, rispetto a due variabili che possono essere il territorio e i prodotti, il territorio, la classe terapeutica di appartenenza, quello che ci può fare più comodo. E questo era quello di cui vi parlavo. Questa è una modalità di analisi bivariata, che è quella che più frequentemente utilizziamo per fare le nostre considerazioni. Lo studio del mercato ci dà altre informazioni molto importanti, magari sono un po' più qualitative che quantitative, però ci dice che tipo di partnership ha raggiunto col cliente, quanto sono credibile nei suoi confronti. La valutazione dell'opportunità, eventualmente arricchita con una SWOT analysis. La validità della mia strategia e l'efficacia della mia implementazione disciplinata. Mi fa prendere decisioni a seguito della misurazione e di ciò che ho imparato, mi consente di attuare i piani per i periodi successivi e le azioni per i periodi successivi. E mi dice se devo bloccare un certo tipo di attività perché non sta avendo successo, se la devo proseguire e consolidarla perché sta avendo successo, o se la devo assolutamente cambiare. Perché lo vedo, è fuori strategia, cioè non sta ottenendo quello che io mi aspettavo, anzi. È chiaro che noi poi parleremo di ricavi e di costi operativi fondamentalmente, perché tutte le altre parti non è che non ci interessano, ci dovrebbero interessare e dovremmo conoscerli e dovremmo chiedere anche a livello, diciamo, all'inizio della piramide, quindi parlo di informatore scientifico del farmaco, dovremmo sapere quanto è il nostro margine di contribuzione, dovremmo sapere qual è il profitto che stiamo realizzando, non i ricavi,
perché, come vi dicevo prima, i ricavi mi danno una misura molto parziale e spesso non definitiva di come sta andando l'azienda. Ok? Quindi, i metodi previsionali, che è un'attività fondamentale per chi lavora nell'area della commercializzazione dei farmaci, devono essere un'attività di tipo quotidiano, oserei dire. Perché in funzione dei numeri che io leggo nel passato, io posso comprendere meglio quello che sta accadendo nel presente, ma non solo, pianifico in funzione di quello che sarà la mia previsione futura. Il commerciale, una delle competenze più importanti che deve acquisire nel più breve tempo possibile, è la capacità di prevedere quello che succederà domani e dopodomani. È chiaro che in funzione dei ruoli l'intervallo temporale previsionale sarà diverso. Per chi lavora nell'area delle vendite, quindi informatore scientifico del farmaco, capo area, direttore vendite, metteteci quello che volete, l'intervallo di tempo previsionale è ristretto. Parliamo di 3-6 mesi. Io leggo oggi e cerco di capire che cosa succederà e quale sarà l'evoluzione per i 3 mesi successivi, 6 mesi successivi. Per un'attività di tipo più squisitamente di marketing, ad esempio, le mie previsioni devono essere un po' più lunghe. Perché su queste previsioni le aziende basano l'attribuzione di risorse e di energie e basano anche i futuri investimenti da fare, se si potranno permettere di fare certe cose oppure no. E quindi vediamo delle attività che a volte riteniamo incomprensibili o un po' lo stregone con la palla di cristallo davanti, ma in realtà su quelle assunzioni che noi facciamo, su quelle previsioni che noi facciamo, si iniziano a mettere da parte quelle che possono essere le risorse da poi distribuire, da allocare. La possibilità di poter sviluppare un farmaco più velocemente o meno velocemente, di fare uno studio in più o di non farlo. Ancora una volta, di assumere una persona in più o non assumerla. E in ogni caso comunque non c'è da preoccuparsi, perché queste previsioni, per quanto siano basate su un intervallo temporale molto lungo, sono i 7-year rolling forecast, i 10-year rolling forecast, ce ne sono di tutti i colori, però vengono rivisti tutti gli anni, come è corretto che sia. Però è meglio essere bravi in queste attività previsionali, perché su questo si basa, come vi dicevo, determinate assunzioni su come reinvestire quello che stiamo facendo. I metodi possono essere quantitativi o qualitativi. Chiaramente i quantitativi sono i numeri, le scatole, i pacchi, la produzione. I qualitativi sono più legati all'orientamento dei players all'interno di un mercato nei confronti del tuo prodotto o di quella classe di appartenenza del tuo prodotto. E quindi se parliamo di quantitativi, abbiamo le medie mobili, abbiamo il modello di regressione, a me piace molto il modello di regressione, abbiamo l'analisi classica delle serie storiche, l'analisi di Bock-Jenkins, un po' più complicata ma puntualissima, e tre qualitativi, i classici focus group, il metodo Delphi, le ricerche di mercato in senso molto più classico e molto più allargato. Questo è un esempio di report previsionale. Come vi ho detto, andiamo fino al 2030. E uno dice, ma come fai tu oggi nel 2023 a prevedere cosa fare nel 2030? Studi il mercato. Fai delle assunzioni. Fai delle previsioni. E su queste previsioni la tua azienda inizia a lavorare su che cosa serve per raggiungere quel risultato, che cosa serve per raggiungere quell'obiettivo. Potrò permettermi, raggiungendo quel risultato, di fare qualche altra cosa? E quindi sono utili farli. E ribadisco, ogni anno vengono rivisti. Quindi, come vi dicevo, compiti da svolgere, allocazione delle risorse e impegno di spesa. E per quanto riguarda l'attività del budgeting o profit plan, chiamatelo come volete voi, dovrebbe essere un processo che coinvolge tutta l'azienda, dal basso verso l'alto. Mi spiego meglio. L'informatore che ragiona sul proprio piccolo territorio e che riporta tutto al suo capo area, il capo area che aggrega tutti i singoli territori e li riporta al suo direttore vendito o al business unit director, che li consolida e li mette a disposizione delle previsioni della filiata e via dicendo, fino a salire alla casa madre. Ma è dal basso che bisognerebbe partire, chiaramente partendo da quella
che è la strategia delineata dall'azienda, perché si parte sempre da lì. Sul cosa, signore, non c'è discussione. Può essere giusta o meglio. Possiamo avere l'impressione che sia giusta o l'impressione che sia giusta, ma è la direzione che si è deciso di prendere. Sarà il tempo a dirci se abbiamo ragionato bene o abbiamo ragionato male. E io vi posso fornire tantissimi esempi di strategie che hanno avuto successo e strategie che hanno avuto un grandissimo successo e che poi sono state modificate giustamente. Ma il cosa non è mai in discussione. È sul come dove dobbiamo mettere al suo interno, e lì dipende dalle persone che ci lavorano al suo interno, delle relazioni che si creano all'interno dell'azienda, vi dicevo sul come possiamo e dovremmo in qualche modo intervenire, perché sono quelle azioni, quelle attività che ci portano a raggiungere o meno l'obiettivo. Ma se l'indicazione strategica sul cosa è coinvolgere un certo tipo di persone, io non devo discutere sul cosa quelle persone, ma devo ragionare e riflettere sul come quella tipologia di persone può essere coinvolta nel modo migliore possibile. Quindi ritorno ai concetti di segmentazione che vi ho detto prima, di clusterizzazione, di bisogni all'acquisto, di motivatori all'acquisto, potenziale, tutto quello che volete voi. E ricordatevi che vendere non sempre la cosa migliore che si può fare, perché se vendo, ma spendo anche troppo, poi alla fine rischio di trovare delle sorprese, come si suol dire, inattese, perché poi vado a vedere qual è la profittabilità del mio prodotto e mi posso trovare di fronte a delle situazioni in cui la profittabilità è vicina a zero o addirittura può essere negativa, e questo non è sostenibile da parte dell'azienda, perché l'azienda non può reinvestire parte del profitto per far crescere il valore aziendale, come vi dicevo all'inizio di questo webinar. E questo è un qualcosa che andrebbe evitato. E infatti, la mia riflessione è: ma siamo sicuri che la vendita è sinonimo di successo? Allora, anche qui ve lo apro un po', non so se vedete. È chiaro che il primo pezzo di questo conto economico è legato ai valori ricavo. Ma una volta che poi si ha questo ricavo, intervengono tutta quella serie di fattori che influiscono sulle spese e che vi fanno raggiungere al primo risultato, che è quello che voi potete chiamare EBIT, MOL, margine di contribuzione, quello che volete voi. Quello è il primo pezzo che mi deve dire se sto avendo successo o meno, se sono in linea con le aspettative o meno. Ed è per quello che vi dico che magari non volete conoscere il numero, non mi interessa, ma questa dinamica la dovete conoscere. Perché, come diceva un mio vecchio direttore marketing, quando spendiamo i soldi aziendali dobbiamo pensare che stiano uscendo dalla nostra tasca quei soldi, che siano frutto del nostro lavoro, come se fossero i nostri, perché così stiamo lavorando bene, siamo efficaci. Quindi vi dicevo, ricavi meno spese, abbiamo il primo, la prima visione di come stanno andando le cose. Oggi esiste anche una serie di dinamiche di tipo più squisitamente finanziario che intervengono dopo il raggiungimento dell'immagine di contribuzione, e se si trova di fronte a una divisione finanziaria che lavora in maniera ottimale, a volte questo margine di contribuzione può addirittura aumentare, e in questo caso, perdonatemi, lo fa, aumenta, e si arriva a quello che è veramente il guadagno, i soldi che entreranno in azienda prima o poi, che è quello che si chiama in maniera anglofona IBT, Income Before Taxes. Quello è profitto. Su quello noi paghiamo tutto. Le aziende pagano tutto. Ricerca, dipendenti, alliance, acquisizione di nuovi prodotti, sviluppo di altri prodotti, eccetera, eccetera, eccetera. Non con i ricavi, ma con quel pezzo lì, con l'IBT. Ed è lì che dobbiamo puntare. E ritorniamo a quelli che sono i fondamentali, no? Se vedete. Quindi, ancora una volta, questo tipo di attività dovrebbe essere quotidiana. Analizzare il mercato, segmentare le opportunità di mercato in funzione delle opportunità, quelle che sono facilmente aggredibili e accessibili, in cui il nostro prodotto soddisfa bisogni e non le nostre esigenze di raggiungere l'obiettivo.
perché quella è una diretta conseguenza di azioni che io compio bene. Se io sono bravo e il mio cliente è soddisfatto, il fatturato è la conseguenza della mia azione. Se io forzo la mano in qualche modo e posso ottenere anche un risultato di fatturato interessante, ma sarà momentaneo, perché prima o poi questa attività fittizia, forzata, verrà a mancare. Oppure, peggio ancora, quello che ho fatto io non verrà ripetuto dal mio, e ha funzionato, verrà ripetuto dal mio concorrente, che ci metterà ancora più risorse, e io per far meglio ne dovrò mettere ancora altre, e alla fine diventa insostenibile. Quindi il mercato va conosciuto, i numeri parlano, urlano, gridano delle volte, e noi ci limitiamo a valutarli delle volte in funzione: sono in budget o non sono in budget, sono oltre il 100% del piano oppure sono sotto, di quanto sono sotto. Non basta quello, non basta. Abbiamo tante altre informazioni per poter poi costruire ancora una volta il nostro piano di vendita, il nostro piano d'azione, segmentare i clienti, eccetera, eccetera, eccetera. E ogni obiettivo deve contenere questo acronimo, SMART, deve essere specifico, deve essere misurabile, ma misurabile in maniera chiara, trasparente, non arzigogolando risultati, obiettivi. L'obiettivo è questo numerico, ma è così solo se raggiungi una quota di mercato, cos'ha, eccetera. No, chiaro, trasparente, indiscutibile, semplice da misurare, che sia ottenibile, che sia realistico, perché se io voglio andare sulla Luna è chiaro che non posso aver fatto scienze politiche. Oddio, ci posso andare sulla Luna anche se ho fatto scienze politiche, però forse faccio più difficoltà, forse devo avere una laurea in fisica o in astrofisica, poi mi devo allenare fisicamente, devo essere un ottimo atleta, eccetera, 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 e soprattutto deve essere temporizzato. Cerchiamo di essere il meno generici possibile in tal senso, perché ancora una volta sulle nostre previsioni, sui nostri piani, sui nostri obiettivi, sulla nostra attività di budgeting, l'azienda compie delle scelte. Per cui se io dico farò questo entro i prossimi 3 mesi, faccio un buon lavoro. Se io dico farò questo, ci provo, vediamo dove arrivo, non sto facendo un buon lavoro. E in più permettetemi di aggiungere quello che io ho definito ecologico. Evitate le aree grigie. Evitate le aree grigie. Voi siete propositori di soluzioni di altissima tecnologia che fanno la differenza nella salute e nella vita delle persone. E dovete sentirvi orgogliosi per questo. Tutto ciò che è area grigia, che qualcuno provi a imporvelo, che qualcuno provi a circuirvi, che voi prendiate un'iniziativa, non state facendo un buon lavoro. Anzi, state facendo un pessimo lavoro per voi, ma per tutta la categoria di vostri colleghi che invece lavorano in maniera squisitamente e altamente professionale. E quindi evitate di certi comportamenti che sono brutti. Quali sono le sfide attuali e future? Vi parlavo prima di una possibilità di fare direct marketing, però io la vedo, ammesso e non concesso che ci si possa arrivare, la vedo molto lontana nel tempo. È vero che già con la ricettazione elettronica, anche lì, ma c'era bisogno del Covid per metterla in piedi? Sono anni che le aziende farmaceutiche discutono con le sedi di sanità regionale, perché i nostri numeri non corrispondono mai ai loro. I dati OSMEN non corrispondono mai ai dati delle aziende farmaceutiche. E non si capisce il perché, o meglio, si può intuire, e non dico altro. Però la fatturazione elettronica è già un notevole passo avanti, perché finalmente questo soddisfa il bisogno dell'istituzione sanitaria, del regolatorio, di capire chi sta facendo cosa, ma consente anche a noi di poter comprendere, ammesso che i dati a cui abbiamo accesso siano verificabili, quanto siamo in linea con gli obiettivi, ma in maniera concreta. Punti farmacie, che adesso sta sfociando molto di più in grossi aziende di distribuzione che acquistano farmacie, ma esistono ancora, soprattutto nelle farmacie private, alcune farmacie che hanno scelto di consorziarsi e diventare proprio
veri e propri piccoli, veri e propri grossisti, anche dal punto di vista legale, per aumentare questo il loro potere di acquisto. Dico, soprattutto per farmaci non prescrivibili, per prodotti non prescrivibili, perché è chiaro che a quel punto lì una cosa è se tu vendi alla farmacia A, alla farmacia B, alla farmacia C, e quindi ti rivolgi alla farmacia A e ti fai, fai una considerazione, alla B puoi anche permetterti la stessa considerazione così come la C, oppure fare delle scelte. Un'altra cosa è che la farmacia A, B e C consociate vengano da te e ti dicono: se tu vuoi che questo prodotto vada nella farmacia A, B e C contemporaneamente, e allora dobbiamo venirci incontro. Riproiettate questo sulle multinazionali di distribuzione, Phoenix, Lloyd, quello che è, e vi renderete conto che questo potere di acquisto diventa ancora, potere di contrattazione diventa ancora più importante e imponente. La vendita dei farmaci nei supermercati, come in un certo qual modo si fa per alcuni prodotti negli Stati Uniti, non la vedo molto facile. Ci sono stati diversi tentativi abortiti anche molto precocemente. Una cosa è il parafarmaco, una cosa è il farmaco. Secondo me non siamo ancora pronti all'interno dei supermercati, perché ci vuole comunque un professionista. Presente, che possa dare informazioni, che non faccia utilizzare in maniera errata prodotti da autoprescrizione, come si suol dire, non lo so, ma questo è un parere prettamente personale. La distribuzione a nome per conto, sappiate signori che quando si fa distribuzione a nome per conto è come se l'azienda sanitaria locale, un ospedale, affittasse o aprisse un negozio di trade, con dei negozi che dispensano loro direttamente il prodotto, ma l'acquisto lo fa l'ospedale, e gli acquisti ospedalieri hanno sconti che viaggiano intorno al 50%. Se invece l'azienda vende attraverso il grossista alla farmacia o direttamente alla farmacia, diciamo che questi sconti si aggirano intorno al 30%. Quindi dal punto di vista dello Stato è chiaro che lo Stato risparmia. Diciamo che la distribuzione per conto è legata a determinate sostanze che costano molto, delle volte, che intervengono in situazioni molto delicate, i cosiddetti piani terapeutici, tanto per fare un esempio, non funziona benissimo delle volte. Io posso raccontare, ma non vi faccio nome e cognome, ma in un'azienda sanitaria locale, io sono andato a prendere la ricetta dal medico, sono andato nella farmacia ospedaliera, ho consegnato la ricetta, la farmacia ospedaliera ha fatto partire il prodotto in farmacia, nella farmacia al pubblico, dove io sono andato a ritirarla, ma la farmacia al pubblico ha dovuto chiedere conferma della prescrizione alla farmacia ospedaliera. È un arzigogolo pazzesco per il paziente. Allora, io che ero giovane, era semplice farlo, ma perché non me l'avete dato direttamente in farmacia, visto che da lì poi l'avete trasferito alla farmacia al pubblico? Ma ce l'avevate lì. Delle volte ci sono situazioni un po' arzigogolate, oppure i conti non tornano, quindi ancora un po' farraginoso. Sappiate che la distribuzione di nome per conto è comunque un affare. Io, ringraziandovi per l'attenzione, e se avete bisogno, volete contattarmi in qualche modo, mi trovate su LinkedIn e sarò felice, relativamente al tempo a disposizione, non abbiate fretta, di rispondervi ulteriormente. Per il momento vi ringrazio, buona serata a tutti.